Buonasera a tutti, buonasera a tutta la piazza della chiesa di Pescasseroli. Spero che si senta la mia voce, sicuramente si è sentita la musica dei Musican 3 Trio, un applauso per loro. Nicola Di Carlo Antonio, chitarra e voce, from Civitella al Fedena. Ernest Carracillo, organetto e fisarmonica, dal versante Melisano del Parco, e Mauro Campana, da Barrea, chitarra e voce, che abbiamo sentito. Saluto tutti i presenti, è freddo, mi sa di sì, 14 gradi dice il termometro, però percepiti un po' meno. Saluto e ringrazio le persone presenti, soprattutto una parte della piazza che voi da casa non vedete, perché siamo anche in diretta su Radio Barco, quindi saluto le persone che ci seguono in diretta da lontano, che magari sono stati qui e hanno visto i balconi fioriti in questi mesi estivi, e saluto soprattutto i presenti, che sono tanti, e lasciateci fare gli auguri a una giovane che festeggia i suoi 50 anni, Loredana! Tanti auguri, Loredana! Loredana in arte birretta con una parte della piazza, del bar da balcone che sta festeggiando, quindi ci stiamo un po' spalleggiando. Salutiamo naturalmente l'associazione culturale Commercianti Centro Storico, perché noi siamo qui per l'ottava edizione di Pescasseroli in Fiore, questa sera di fiori in musica, quindi uniremo un po' i fiori, che vedrete anche proiettati sulla facciata dell'abbazia, insieme alle canzoni, canzoni anche a tema floreale, come abbiamo sentito da questo primo brano dei Musican 3 Trio. Ovviamente non aveva bisogno di presentazioni, rose rosse del grande Massimo Ranieri, il più alto di tutti nella piazza, lo voglio salutare, il nostro parroco che fa finta di girarsi, salutiamo naturalmente il nostro Don, ciao Don Patrizio, grazie anche della corrente, perché sennò non riuscivamo, insomma, a creare questa situazione qua. Allora, solo un attimo di pazienza, sentiamo ancora un po' di note, dopodiché entreremo nel vivo di questa nostra serata, che vedrà premiare i balconi più belli di Pescasseroli, ma ne parliamo dopo. La musica. Ogni volta va ben bene, e ci vuole la scomuna, la lo sentimento, a trovare la campanella, sola a mezzo alla campagna, per andare fuori in campanella, la facessero la bufana.
riprendiamo il nostro premio, l'ottava edizione di Pescasseroli in Fiore, una manifestazione che è nata qualche anno fa per iniziativa appunto dell'Associazione Culturale Commercianti del Centro Storico, che sicuramente conoscete, molti di noi conoscono per altre iniziative meritevoli all'interno di questo paese, del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sicuramente per il Ceci della Sposa, e tra l'altro anche noi di Radio Parco collaboriamo con questa associazione, e, appunto i Ceci della Sposa che quest'anno sono stati un pochino guastati dal maltempo in agosto, e poi naturalmente c'è un'altra altre attività insomma che vengono portate avanti nel mese di novembre, c'è un'altra giornata importante contro la violenza di genere, ma diciamo l'evento estivo che cura questa associazione è proprio quello di Pescasseroli in Fiore. Pescasseroli in Fiore che è diciamo una sorta di gara ad abbellire i balconi, le terrazze, a colorare il nostro paese. Come molti di noi sanno, i fiori sono una bella abitudine dei residenti di Pescasseroli. Ce ne sono ancora tanti esposti, qualcuno è stato rovinato insomma da qualche acquazzone negli ultimi giorni, ma ce ne sono ancora tanti e si possono vedere nella parte del centro storico, che è quella più bella architettonicamente, e non solo, perché c'è proprio questa bella usanza di abbellire già dalla primavera i nostri balconi. Questa sera partiremo diciamo proprio premiando, no? Siamo pronti, saluto anche appunto il direttivo e la presidente dell'Associazione Culturale Commercianti Centro Storico, siamo pronti per premiare i tre balconi fioriti più belli. Questi premi sono stati assegnati e, diciamo, dopo una attenta valutazione da parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che insieme al Comune di Pescasseroli dà il patrocinio a questa manifestazione. Ed io in rappresentanza dei vertici del parco voglio chiamare qui con noi, qui accanto a me, il dottor ce l'ho con te il dottor Carmelo Gentile, sì, stavo facendo lo spiritoso, eccoci qua. Dottor Carmelo Gentile, buonasera, chiedo un applauso per lui, che è il responsabile dell'area scientifica del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in rappresentanza del presidente Giovanni Cannata e del direttore Luciano Cammarone, che questa sera per impegni non sono potuti venire qui con noi, e quindi grazie Carmelo della tua presenza. Semplicemente, qual è diciamo il senso di questa manifestazione per il parco, che appunto anche in questa edizione, per l'ottava edizione, dà il patrocinio e sostiene questa iniziativa culturale e di abbellimento della nostra Pescasseroli? È una manifestazione che, questo è un gruppo di turisti, proprio i turisti che ci stanno, che va avanti forse da 30 anni, 35 anni, insomma, è da tanto che Pescasseroli, e non solo Pescasseroli, anche gli altri comuni del parco abbelliscono il paese per renderlo più bello innanzitutto ai nostri occhi. Non è una gara, è proprio un qualcosa di spontaneo che nasce da balcone a balcone. Ovviamente come ente parco non si può non sostenere questo tipo di attività, che è un modo indiretto per far conoscere fiori, anche se non sono fiori che troviamo naturalmente in giro per i nostri montagni. Un applauso e un merito va dato senza dubbio a tutti quelli che partecipano al concorso, a tutti quelli che abbelliscono. Un applauso va fatto ai fiori stessi che reagiscono al tempo, hanno un ciclo vegetativo molto breve qui da noi, subiscono queste temperature che li distruggono. La giuria implacabile, inflessibile, incorruttibile di Lucia Rossi e Paola Cucuzzi ha così decretato il balcone, non il balcone più bello, ha decretato insomma i primi tre, tutti quanti sono belli. Quando si tratta di scegliere qualcuno è sempre un po' imbarazzante. E premiamo il
e salutiamo però intanto appunto anche il resto della giuria, no? Veramente Lucia Rossi, Servizio Educazione Didattica, e Paola Poguzzi, Guardia Parco, e anche gli altri comunque che magari sono qui. Allora, chiedo alla regia di aprire la cartella premi, così facciamo vedere a tutti i primi tre, diciamo, i primi tre, ok? I primi tre. Allora, aspetta una alla volta, facciamo una volta, torna indietro, allora abbiamo, tieni lungo questo, caso è mio, abbiamo il premio a Cesidia Boccia. Cesidia, vediamo che c'è. Cesidia Boccia. Cesidia manda in rappresentanza. Questa sera ci sono tutte le rappresentanze. Manda in rappresentanza una delle figlie. Buonasera Tornania. Allora, questo è il nostro, un libro sui fiori da portare in borsa, un omaggio di Raquart, e dentro il bigliettino c'è un sorpreso. Ti aiuto, così leggiamo. Pescasero in fiori, ottava edizione, estate 2024, premio concorso a Cesidia Boccia, la natura oltre. Motivazione, per la ricchezza delle fioriture lasciate libere di esprimersi in tutta la loro bellezza. Applauso. Complimenti. Facciamolo avvicinare, non allontanare tu. E qui giustamente è tutto così a braccio, non ci sono delle prove, quindi questa è la vostra pergamena. La natura oltre, sono finite le mani. Ok. E vediamo il balcone e i fiori di Cesidia di casa Natia. Notate lo stesso colore della maglia. Guarda, lo stesso colore. È lo stesso colore, eh? È fatto apposta. Grazie. Allora, dipende dalla foto che chiamo adesso, io non me la ricordo. Esattamente, sei stata fortunata. Chiamiamo Emanuela Notarantonio. Un applauso anche per lei, eccola qui. Abbiamo questo bellissimo angolo della parte alta del centro storico, Emanuela Notarantonio. E leggiamo la motivazione. La motivazione di questo premio conferito a Emanuela Notarantonio è il bouquet dell'aiuola, per l'abilità nella scelta delle specie e dei colori che nell'uniformità dell'altezza regalano un tappeto fiorito. Complimenti. Grazie anche a te. E siamo al terzo dei tre premi. Guardo una parte della piazza, e questo qui è il premio di Vincenza Di Pirro. Vincenza Di Pirro, che ovviamente premio. Salutiamo anche tutta la classe 74 che ti sostiene. Premio preferito. Premio conferito a Vincenza Di Pirro per la seguente motivazione. C'ha la casa vicino la mia. C'era una volta. Le fioriture fuoriescono da antichi utensili sapientemente recuperati a decoro della facciata. Un applauso, grazie Vincenza. Grazie perché ciascuno ci ha messo qualcosa e ci ha regalato della bellezza attraverso i fiori. Quindi abbiamo finito adesso i premi, riprendiamo con un momento di musica e dopo ci saranno altre premiazioni, non è finita qui. La musica di Musica 3 Fingers, prego. Thank you.
Intrattenendo in questa fresca, si può dire fresca? Siete d'accordo? Fresca serata di quasi fine estate. Ha detto bene prima il dottor Carmelo Gentile, i fiori e non solo, anche un po' noi siamo esposti a questa escursione termica, quindi insomma di giorno fa ancora caldo, però poi quando si abbassano le temperature subito è quasi aria d'autunno. Ma noi non ci perdiamo d'animo e continuiamo a premiare, perché ci sono, oltre ai tre balconi che abbiamo menzionato, altre due menzioni speciali. Due menzioni speciali, quindi chiamo ancora vicino a me Carmelo Gentile del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma chiamo anche direttamente dalla giuria, diciamo, no? Che ha premiato. Chiamo qui accanto a noi Lucia Rossi, Servizio Educazione e Didattica, che sicuramente avrete visto in quel di Civitella Alfredera al Museo del Lupo, e Paola Cucuzzi, una delle guardie parco del nostro ente parco, dico nostro in senso, come dire, affettuoso. E adesso invece sulla facciata dell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo, questo meraviglioso... è partita, diciamo, dal versante ovest, lì una ola praticamente è partita, perché una delle due menzioni speciali la vince Dorothy Pandolfi, che voi che ci state seguendo da lontano direte perché c'è tutto questo tipo, perché anche lei fa parte del gruppo dei festeggianti del bar di prima, sempre direttamente dalla classe 74. Allora, leggiamo la motivazione. Leggiamo la motivazione, aperto il microfono. Menzione speciale. Menzione speciale per Scassero Linfiori, ottava edizione, estate 2024, a Dorothy Pandolfi. Il ritorno a casa, per l'armonia e l'allegria dei colori che regalano il benvenuto a chi rientra a casa. Complimenti. Il discorso, me l'avevano detto prima che facevi il discorso, eh? Poi ieri mi hanno telefonato, mi hanno detto: Ste, quella fa il discorso, quindi faglielo fare. Grazie a te.
E allora la seconda menzione speciale che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha voluto dedicare a questi balconi fioriti è questo qui, Roberta D'Addario, D'Addezio, chiedo scusa, Roberta D'Addezio, Roberta, mi sono sbagliato, succede, no? Succede. Menzione speciale, l'esplosione. L'esplosione. Per la costanza e la tenacia per la cura dei fiori che dimostrano amore per le piante. Roberta D'Addezio. Complimenti, riceve il premio da Lucia e questa è la pergamena ricordo. Queste quindi erano, diciamo, due menzioni aggiuntive rispetto ai premi che il parco ha voluto dare. E non è ancora finita perché ce ne sono altre dimensioni. Però i riconoscimenti successivi saranno assegnati dopo un altro po' di musica. Grazie agli amici dell'Associazione Culturale Commercianti Centro Storico. Noi ringraziamo ancora il parco che sostiene insieme al comune questa iniziativa e quindi l'applauso è per l'ente parco e per i rappresentanti che sono stati qui accanto a noi. Vediamo la musica ai Musicanti Trio e poi proseguiremo dopo. Grazie. Se questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere l'isola. Sono d'accordo con voi.
mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, tutti i sogni nell'alba svanisco per me. Quando tramonta la luna ti porta con me, ma io continuo a guardare quegli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo. Ragazzi, Musical 3 Trio, ricordiamo i loro nomi, li ricordiamo con il vostro applauso: Nicola Di Carlo Antonio, voce e chitarra, Ernest Carracino, organetto e fisarmonica, Mauro Campana, voce e chitarra. E un po' di voce e un po' di mani c'erano anche da parte dei partecipanti di questa piazza, che hanno bisogno di scaldarsi perché chiaramente la temperatura un pochino sta scendendo, almeno questa parte della piazza. Poi c'è una parte di piazza che invece sta festeggiando e fa molto più calore e rumore di quello che riusciamo a produrre noi da questa parte della piazza. E adesso l'ottava edizione di Pescasseroli in Fiore prosegue con delle altre menzioni, dei riconoscimenti che sono stati assegnati proprio dalla Associazione Culturale Commercianti Centro Storico, che si pregia di organizzare questa manifestazione. Diamo la buonasera e ringraziamo anche la presidente Claudia Vitale. Grazie Claudia. Dillo qui così ti sento. Ok. Come ha detto Stefano, quest'anno ci tenevamo a ringraziare e a valorizzare il lavoro di questi cittadini che si adoperano ad abbellire angoli del nostro paese senza che nessuno glieli indichi e soprattutto che non sono di loro proprietà, ma sono del bene comune. E ci faceva davvero piacere sottolineare il loro impegno. Partirei con il primo, che sono le signore del ponte. Abbiamo qui una rappresentante, Maria, se si avvicina. Benissimo. Eccolo qui, la statuina di San Rocco. Voglio ti tengo io il microfono, faccio il balletto. All'ingresso nord di Pescasseroli c'è questa, che tutti conosciamo, la statua di San Rocco, perché c'è appunto anche la fontana e lì c'era una chiesa. E queste signore si prendono sempre cura delle fioriere e di questa particolare rappresentazione del santo, che viene festeggiato il 16 agosto. È la prima volta che prendi un piccolo premio. E da quanti anni invece vi occupate di questa piccola aiuola? Io ce l'ho tanti tempi, non mi ricordo. Da quando eri nata praticamente. Allora, la motivazione per cui abbiamo deciso di premiarvi è proprio per l'attenzione con cui vi dedicate alla realizzazione di una cornice di fiori colorati per la strada di San Rocco. Grazie. Complimenti. Con quale modestia ha detto, è la prima volta che ci premiano. Per fortuna qualcuno in questo paese si ricorda anche, insomma, di alcuni punti che sono comunque importanti, ma magari un pochino meno in vista, no? Meno celebrati, diciamo.
Decisamente sì. Meno centrali ma non meno importanti. Assolutamente. Allora, la seconda foto la vediamo girare, eccola qui. Questa è la piazza del centro storico, Piazza Umberto I, c'è al centro della piazza una roccia. Una roccia abbandonata per anni e vorremmo qui con noi Anna Loreta. Anna Loreta Grassi. Dove si è nascosta? No. Anna è timida, ma dovete sapere che Anna, oltre la roccia, ha anche un bellissimo vicolo in questo paese addobbato da capo a piedi. Che se non ricordo Anna, male è stato anche premiato in passato. No, mai, perché molto timidamente ogni anno si rifiuta di iscriversi al concorso, perché è davvero timida. Vabbè, e noi però vorremmo che magari venisse un attimo qui Anna. Per chi non è sulla piazza e c'è in diretta, Anna è di fronte a noi dietro le telecamere, esatto. E si continua a nascondere. Anna, che dobbiamo fare? Dobbiamo venire lì o ti dobbiamo venire? Portatecela. Anna. Facciamo girare Bruno, Anna, non è un problema, Si nasconde, vedi, si nasconde. Anna, calma che adesso coalizziamo tutti quelli del 74 che fanno il coro a Anna. Vabbè. Comunque, premiamo Anna. Leggiamo la motivazione. Per la tenacia con la quale ha preso in adozione la roccia di Piazza Umberto I e ne ha fatto un giardino. Un applauso e grazie. Perché ha abbellito anche questo punto particolare del centro storico, la piazza dove poi si effettuano ormai tante presentazioni di libri, il premio Benedetto Croce, Pescassero di Legge, eccetera eccetera. Allora, terza foto, terza menzione dell'Associazione Culturale Commercianti del Centro Storico, un attimo solo perché siamo moltissimi a lavorare in questa manifestazione, come potrete immaginare, soprattutto voi che ci seguite da lì e non state qui. Eccola qui. Allora, la terza foto la lanciamo e dovrebbe essere un fontanile, giusto? Sì, un fontanile che è il fontanile delle Acque Sorienti. Purtroppo la signora che se ne occupa questa sera non è presente sulla piazza per motivi di salute, ma è Bianca Sinamore e le dedichiamo questo piccolo premio per il tempo dedicato al decoro della piccola aiuola proprio delle Acque Sorienti. Grazie Bianca, ti salutiamo se ci stai seguendo da casa. E grazie per il tuo abbellimento floreale. Altra menzione, andiamo avanti con un'altra foto che vediamo proiettata sulla parete. Ebbene, qui ci troviamo di fronte alla chiesetta di Santa Lucia, un altro dei luoghi di culto particolari del nostro paese. Se ne prende cura? Sì. Franco Ferritto, per l'amore e la dedizione con cui si prende cura dell'aiuola della chiesetta di Santa Lucia. Anche lui purtroppo questa sera è assente, ci aveva informato che non poteva venire. E noi lo salutiamo e lo ringraziamo insieme al vostro applauso da qui. Andate a vedere se qualcuno dei turisti non ha visto questa chiesetta perché è molto graziosa. Abbiamo ancora un'altra menzione, beh questa è importante. Questa è importante, questa è proprio importante. Nella foto si vede un pezzo, qui la possiamo vedere e ammirare in tutta la sua bellezza. Il posto che abbiamo premiato è proprio il muro della piazza della chiesa. Davanti a noi adesso questa sera è notte e quindi purtroppo i colori si vedono poco, ma di giorno è una vera e propria cascata e vorremmo qui con noi Gianmario. Gianmario Daddario, bravissimo, grazie. Per l'attenzione e la cura con cui ogni anno rende suggestiva e colorata la parete di piazza della chiesa. Grazie Gianmi. Grazie per quello che fai. Grazie di cuore per il tuo impegno, perché questa è veramente una eccellenza. Io posso dire una cosa del tutto personale, non richiesta? Da quando sono bambino non capisco perché diciamo, l'edera non riesce a prendere la parte iniziale a sinistra. Non sono più bambino, però non si capisce perché no. E quindi ci voleva il responsabile del reparto scientifico del parco che ci ha salutato, ok. Per darci questa informazione. Però questa è una meraviglia, perché poi c'è diciamo, il verde che diciamo, sottolinea anche questi archi. Ma penso che la forma sia sempre dovuta al lavoro di Gianmario. Assolutamente. E grazie Gianmario. E allora andiamo avanti con l'altra foto che ci porta in un altro angolo del paese. La piazzetta di Pinocchio lungo Corso Plistia. Ci sono le signore della piazzetta? Speriamo di sì, ti tengo io il microfono, vediamo un po' se qualcuno ci dà un segnale. Piazzetta di Pinocchio. Le signore della piazzetta Pinocchio. Ci fanno dei cenni, eccole lì. Noi siamo tutti un po' timidi. Sì, lavoriamo vabbè. Tutti dietro le quinte. Siamo timidi, ma è il momento sono di prenderci anche l'applauso perché è giusto.
alle laboriose signore che tutto l'anno si prendono cura della piazzetta, rendendola un accogliente salotto all'aperto. Grazie. Grazie. Grazie a voi, c'è anche la pergamena da portare. Grazie. E grazie per quello che fate. Tra l'altro proprio attorno al verde di questa piazzetta, che si chiama così perché c'è appunto la statua di Pinocchio scolpita in ferro, con all'interno una particolarità, non so se molti ci hanno fatto caso, all'interno della statua di Pinocchio c'è Geppetto che lavora. E vicino c'è anche appunto... Non so se tu ne sei a conoscenza, ma questa piazzetta è rinata proprio quando abbiamo iniziato questo concorso in collaborazione con il parco. Grazie al loro sostegno siamo riusciti a rimetterla più o meno in piedi, siamo riusciti a ricostruire le aiuole e a ridare luce un po' alle radici dei due alberi che sono ai lati della piazza. Da quel momento le signore se ne sono davvero prese cura ogni anno, aiutandoci a togliere l'erba e a tenerla pulita mettendo fiori freschi. E quindi è un lavoro davvero a tutto tondo anche questo. E questo è molto importante, infatti appunto stavo per dire che nella piazzetta si può vedere questo cartello, insomma, con il logo della vostra associazione, perché è giusto, no? Che si sappia che c'è dietro le quinte, c'è sempre un lavoro, un'attenzione, una sensibilità, e quindi grazie a voi. E ci provate, ma secondo me ci riuscite anche, perché sennò insomma non saremmo qui ad applaudirvi. C'è un altro bellissimo angolo del centro storico, la piazza Gabriele D'Annunzio. Ringraziamo e salutiamo tutte le signore che curano. C'è Maria e Giulietta, le avevo viste, eccole qui. Maria, eccole qui, che prendono cura di Maria. Alle deliziose abitanti per la fantasia e l'estero con cui ogni anno si adoperano per rinnovare e rendere unico un piccolo angolo di paradiso. È veramente un piccolo angolo di paradiso, complimenti. I fiori. La vostra piazza è unica e va valorizzata di più. Non è vero, quindi ti abbiamo pensato. È il secondo anno, un anno ti hanno pensato il parco, un anno. Non è vero. Ti hanno appena premiato. Cioè, ti smentisce il fatto, ti hanno appena premiata. Cioè, non c'è bisogno che diciamo altro. No, tra l'altro volevo dire che oltre ai fiori. Lo so, è una battaglia dura, però noi la portiamo avanti. Oltre ai fiori, su questa piazza c'è stata anche una piccola mostra con delle foto, delle note storiche, degli spoon che diciamo sono state mostrate sin dalla fine di luglio, diciamo. Mi ricordo quando abbiamo celebrato insieme, abbiamo tentato di festeggiare i ceci della sposa. Ci tengo a sottolineare che questa mostra è stata ideata dalle signore del quartiere. Esatto, sono loro che di loro spontanea iniziativa hanno raccolto le foto in tutti questi anni e le hanno esposte autopassandosi. Esatto, e quindi non solo con i fiori è stata abbellita quella piazza. Mentre la campana ci avvisa che sono le 22.30. Musicisti, tenetevi caldi che tra poco tocca a voi, abbiamo finito con le chiacchiere. Non sono chiacchiere, insomma, sono giusti i riconoscimenti. Ce n'è un altro, è l'ottavo. La menzione va questa, a Mario Vitale. Mario Vitale, la Madonnina di Lourdes, la Madonnella Gardini, possiamo dire. Per la costanza con cui si prende cura della Madonnella Cantumille, riuscendo a creare un colorato giardino che dona gioia a chi si ferma per una preghiera. Lungo la strada 83 Marsicana, diciamo così, ingresso sud di Pescasseroli, c'è questa piccola nicchia con una statua dedicata alla Madonna di Lourdes e l'abbellimento. E l'abbellimento. E l'abbellimento, a merito vostro. Chi ritira? Chi ritira? Carla. Lei. Perché io sono... Vi ringraziamo. Grazie a voi comunque, grazie mille. E allora, con le 8 menzioni abbiamo finito. Claudia, io voglio ringraziarvi prima di lasciare spazio alla musica per l'amicizia e il coinvolgimento con cui ci tenete partecipi delle vostre iniziative. Ricordiamo i vostri prossimi appuntamenti, in autunno ce ne sarà un altro. Sicuramente a novembre andremo avanti con la manifestazione che ormai ci occupiamo da anni, che è quella contro la violenza sulle donne, e ci teniamo a sottolineare che è una battaglia aperta tutto l'anno, non solo a novembre. E poi ci spostiamo su Natale per qualcosa di un po' più ludico e turistico, che è proprio la magia dei presepi che si tiene ogni anno a Pescasseroli. Invitiamo a visitare anche Pescasseroli in inverno, perché diventa un altro angolo di paradiso fatto in modo molto diverso, è come venire a visitare un posto nuovo. Perché cambia in ogni stagione. Ogni stagione ha la sua particolarità, dal foliace autunnale al bianco dell'inverno.
ci tengo a ringraziare molto tutti voi che ci avete seguito, i presenti sulla piazza, Stefano e Bruno con tutto lo staff di Radio Parco per l'aiuto che ci avete dato in manifestazione, i tre musicanti in trio e soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che con il loro supporto ci consente tutto ciò. Senza di loro nulla sarebbe possibile. Grazie. Applauso a voi. Diciamo che mi prendo una piccola licenza alle persone che ci stanno sentendo e seguendo. Dico che se volete coinvolgerci nel vostro evento, il team di Radio Parco è ben lieto di partecipare, sia con il service, sia con quello che possiamo fare, ecco, per esempio trasmettere, promuovere il territorio. Quindi coinvolgeteci perché ci fa piacere e grazie a voi per la fiducia. Mi zittisco e lascio la parola, anzi i suoni, ai Musica in Tre Trio. La musica prosegue e grazie a tutti voi che ci avete seguito, sostenuto e applaudito. Buona serata. È notte, le stelle ci stanno. Dicendomi così.
di quanto mondo sia meraviglioso, meraviglioso, persino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che non ti hanno fatto, ci hanno inventato
basta. That's it.